Beh, buonasera a tutti, darei inizio ai lavori del Consiglio. Dottoressa Porta, faccia l'appello. Sindaco, presente. Sant'Agostino, presente. Lieto, assente. Panzarasa, presente. San Bugaro, presente. Molinari, presente. Braseschi, Tosi, presente. Maffei, presente. Spialtini, presente. Rossato, presente. Casalini, presente. Ceschi, 12. Seduta è valida per poter procedere all'esame dei punti all'ordine del giorno. Punto 1. Punto 1. Approvazione verbale seduta consigliare del 18/6/2018. Se non ci sono osservazioni, non ci sono interventi, metterei in votazione il punto 1. Votanti 12, voti favorevoli 12, astenuti e contrari nessuno. Il punto 1 è approvato all'unanimità. Passiamo alla trattazione del punto 2. Interrogazioni. Sono state recapitate o protocollate due interrogazioni. Diamo la parola al consigliere di capogruppo di minoranza al fine della lettura dell'illustrazione dell'interrogazione e poi procederemo alla relativa risposta. Sì, partiamo direi per ordine di protocollo, che è più semplice. Per cui, per quanto riguarda la biblioteca, la cosa è molto semplice. Il fatto di una chiusura per quasi 10 giorni, in realtà, di una struttura come questa, in un periodo particolare dove i ragazzi devono fare ricerche per completare eventualmente magari anche le fasi di studio o di preparazione, mi sembra una cosa, come dico, così che ci ha lasciato così di stucco, ecco, perché in realtà si è creato un disservizio quando in realtà c'è del personale a disposizione del comune che era stato utilizzato, scarsamente utilizzato nella scuola, adesso attualmente libero, che poteva tranquillamente sopperire a questa vicissitudine, a questo problema. Ecco. Io poi sono stato anche sabato, poi non so, sentirò sono stato anche sabato a visitare la biblioteca dove c'erano i valenti volontari che mi pare lavorino principalmente al sabato. In ogni caso è un disservizio che nemmeno comuni, proprio casualmente sabato cercavo una persona in un piccolissimo comune della Lomellina, mi dice sì, siamo qui di turno perché qualcuno arriva sempre e per l'amor del cielo anche tenere aperto almeno addirittura fino al sabato a mezzogiorno e tutti i giorni è una buona cosa. Tutto qui. Ecco, ho aggiunto che la carenza del personale, perché come dico, avevate 2 persone, adesso una andrà in pensione a fine anno, però in realtà già altre volte questo personale che proveniva dall'asilo nido era stata utilizzata con delle scuse secondo voi che non potevano più svolgere quel lavoro alla scuola, all'asilo nido, scuola materna, poi in realtà come dico, una andava sulla biscaccina, l'altra era lì a disposizione, ma adesso la scuola è chiusa, non so più cosa fargli fare, già da alcuni mesi, per cui si poteva ovviare tranquillamente a questo disservizio. Rispondo io. Passo la parola al vice sindaco Giuliana Braseschi per la risposta. Prego. Sì, come sono la prima che parlo, buonasera a tutti. No? Sì. Allora, prima di tutto questa, diciamo, interpellanza ha reso la dottoressa Alberti un pochettino preoccupata sul fatto che fosse criticata la dottoressa Alberti sul fatto che fosse criticata la Silvana, la dottoressa, la bibliotecaria, sì. Va bene? La bibliotecaria. Ah, lei si è preoccupata. No, perché sembrava una sua mancanza avere chiesto una settimana di ferie a luglio e una settimana di ferie a agosto, un momento, Spialtini. Una settimana di ferie agosto, come ha sempre fatto da 10 anni o più a questa parte. Per cui ha preparato un foglio che diamo all'opposizione dove c'è scritto quali sono le chiusure delle biblioteche del circuito bibliotecario Lomellino.
e mi sembra che la nostra, che chiude una settimana a luglio e una settimana in agosto, sia al di sopra di altre che invece stanno chiuse un mese intero. Questa è la prima cosa. Un mese, una settimana di chiusura in luglio, una settimana di chiusura in agosto, è un po' troppo dire che si tratta di disservizio. Anche perché è sempre stato così e mi confermano che lo era anche durante il suo mandato. Una chiusura in settimana di luglio. Così mi hanno confermato coloro mi pare che c'erano. Santino, chiederò Santino. No, Santino fece per un anno solo un appalto con una biblioteca. Vede che comincia a ricordarsi anche lei qualcosa. No. In dieci anni lo fece. Sentiamo per la un palla, anno. Sentiamo. No, sentiamo. Non è una palla, lo verifichi con i suoi strumenti. Sentiamo, vede che il Santino anni... le ricorda già qualcosa. No, casualmente... mi lascia parlare Spialtini per cortesia. No, scusi, grazie. Anzi, non parlerò più. No, parla quando gli tocca. Un anno solo presero con una cooperativa una effettiva bibliotecaria che sostituì nelle due settimane la nostra bibliotecaria. Rimase unica questa iniziativa, probabilmente il costo ricavi e benefici non fece confermare per gli anni seguenti questa iniziativa. Per quanto riguarda la storia che lei mi parla sempre della signora della biblioteca che era l'asilo nido eccetera, l'anno scorso la signora Bertoletti si offrì di andare in biblioteca per il mese di luglio. Quest'anno la signora Bertoletti non c'è più perché è già in ferie, perché finisce il suo rapporto di lavoro e sta esaurendo tutte le ferie che aveva avuto. Di conseguenza parlare di disservizio una settimana chiusa a luglio mi sembra veramente un po' troppo tirato per i capelli. No. Posso? No, è veramente, riesce a fare due cose contemporaneamente, è ammirevole. Comunque, al di là di questo, proprio quest'anno la biblioteca non era chiusa e basta, ma era chiusa perché dietro si era fatto e si stava facendo un grande lavoro, un restyling della biblioteca che erano anni che non si faceva. È successo che su input dell'assessore, con anche la sensibilità di tante associazioni del posto, si è riusciti a mettere in piedi delle iniziative che hanno cominciato ad apportare alla causa della biblioteca alcuni denari. Si erano dei denari che 5 associazioni e un privato, al seguito di un incasso di una loro iniziativa teatrale, hanno devoluto alla biblioteca. Abbiamo cominciato dalla parte dei ragazzi, che prima era veramente poco fruibile, in quanto c'era un'entrata chiusa completamente da due scaffali brutti di metallo, e cominciando dalla parte della biblioteca dei ragazzi ed estendoci ad altro, siamo riusciti con questa ultima iniziativa, che è stato un bando a cui abbiamo partecipato della Regione Lombardia, che ci ha cofinanziato il costo degli scaffali, siamo riusciti a completarla completamente. Un'altra sinergia che si è prodotta è che alcuni cittadini privati si sono offerti di aiutare sotto la direzione della dottoressa Porta il giro della tempistica della biblioteca, in quanto i libri vanno tolti, vanno scatolati con un certo criterio, poi vanno tolti gli scaffali, bisogna chiamare gli operai. Tolti gli scaffali e portati via, gli operai puliscono e dipingono, si mettono a posto i nuovi scaffali, sia quelli che già abbiamo ordinato con questi lasciti, sia quelli che sono arrivati con l'ultima fornitura, che era quella metà pagata dal comune e metà dalla Regione Lombardia. No, non è finita. Quello che abbiamo avanzato, gli scaffali avanzati, sono stati dati in parte all'asilo nido con alcuni libri per bambini piccoli, in parte alla Chiocciola. Alcuni libri che ci crescevano sono andati alla Chiocciola e alcuni libri e alcuni scaffali sono andati per la biblioteca della scuola media, che è stata realizzata in quella porticina dove c'era la vecchia mensa e dove si usa l'ufficio elettorale. Quindi tutto questo giro ha prodotto una buona cosa per il nostro paese. Le persone che si sono distinte aiutando in biblioteca
si sono innamorate della biblioteca e ci hanno proposto, e noi siamo veramente felici di questo, di fare una piccola associazione, Amici della Biblioteca o come si vorranno chiamare, per poter magari avere, no magari, per poter avere l'autorità e lo status di entrare in biblioteca quando vogliono e sostituire o aprire in giorni e in ore che non è aperta dalla canonica bibliotecaria. Questo restando il fatto che il prestito è solo vocato e destinato ad essere gestito dalla bibliotecaria. Per cui io penso che quando a settembre ridaremo la biblioteca rinnovata alla cittadinanza, sarà una bella giornata, si chiamerà Festa del Libro, dobbiamo ancora identificare il giorno, ma tutto sommato sarà una bella giornata per Garlasco. Franceschi, grazie. Lei si ritiene soddisfatto? Prego, la parola. Sì, beh, innanzitutto mi sembra veramente, non ho parole, mi è capitato poche volte in 35 anni, 40 anni di consiglio comunale di dover sentire una scusa come quella che ha portato l'assessore per quanto riguarda il personale. Cercare di me, il personale deve fare le ferie, il personale può fare anche 15 giorni di ferie. Se voi non siete in grado, lei, non tanto lei o il dirigente responsabile, visto che da quest'anno di dirigenti ne abbiamo anche uno in più, di organizzare l'apertura di una biblioteca per una settimana, perché poi in realtà tutto quello che lei mi ha detto io l'ho ascoltato con attenzione e lo terrò in debita considerazione per i punti che andremo a discutere dopo, di cosa di buono è stato fatto per la biblioteca grazie anche ai volontari. Ma in realtà i volontari, sono stato anch'io a vederla un paio di volte, una volta cercavo la dottoressa Porta, un'altra volta ho incontrato alcuni dei volontari consiglieri comunali, e i quali lavoravano ovviamente nella parte retrostante. Allora qui si tratta che è stata chiusa una biblioteca che poteva dare un servizio durante la settimana per quei ragazzi che volesse utilizzarla, perché la biblioteca poteva funzionare tranquillamente, perché in realtà non c'erano 20 persone, lavoravano principalmente al sabato, hanno fatto parecchie giornate e questo va anche bene. Adesso che mi venite a dire che tutta questa operazione è stata possibile perché si è presa per agosto, nessuno dice nulla, tant'è che io ho detto in premessa che è luglio che bisogna tenerla aperta, che poi i ragazzi magari devono studiare per preparare alcune cose, che poi agosto magari vanno in vacanza con i genitori. Perché mi venite a dire che questa settimana di chiusura ha permesso l'universo e il cambiamento strategico della biblioteca, veramente mi fa sorridere. È una cosa che vi capita spesso di volervi arrampicare sui vetri quando basta anche dire: guardate, in realtà l'abbiamo chiusa, tutti gli anni secondo voi venivano date le ferie, potrei trovare 10 giustificazioni. Vede, quando noi Marchiselli ha potuto farlo per un anno, non ha potuto utilizzare il personale che avevate voi a disposizione, che, come dico, mandate alla scuola e alla fine non sanno neanche più cosa gli possono far fare, perché poi se la scuola è chiusa, la scuola è chiusa. Per cui è un problema di un disservizio che si è riscontrato, che oltretutto me l'hanno anche sollecitato più di una volta nella stessa giornata, tant'è che alle 4 del pomeriggio l'ho anche detto ad un funzionario del comune, ho detto: scriverò due righe per dire che non succeda più l'anno prossimo, perché la disponibilità per dare due libri o aprire una biblioteca perché tre ragazzi possano andare lì a cercare quel che debbano cercare mi sembra una roba normale. Poi tutto il resto sono belle cose, grazie più che ai cittadini, a una forza politica che è i 5 Stelle, che si sono prestati ad altri cittadini, ad adozione dei libri, la rotazione, lo sviluppo della cultura. Questo con noi sfonda una porta aperta, ecco, noi non siamo della categoria di quelli che pensa che i libri, come nel periodo prebellico, andavano bruciati. Noi siamo perché i libri vadano letti e vadano anche mantenuti. Per cui sono totalmente insoddisfatto e vi prego per il futuro di non invischiare il personale con quelle che sono vostre carenze e incapacità di tipo amministrativo. Perché se è questo il metodo, stiamo arrivando a metà del guado, comincia la discesa,
comincio a cambiare strategia anch'io. Cioè, se è questo, per cui voglio dire, comincio a cambiare strategia anch'io. Totalmente insoddisfatto. No, io non ho assolutamente detto permettere di lavorare dietro. Io ho detto che la biblioteca è stata chiusa perché la dottoressa Alberti ha preso una settimana di ferie, come sempre, perché io questo status l'ho trovato. Io non ho fatto nessun intervento. Scusi, signor Sindaco. L'ho trovato. A parte che, se no, replico anch'io. Ma se la dottoressa Alberti vince il Totocalcio, il 6+1, il 5+1, il 7, domani parte per i paesi caraibici, allora non private più, la biblioteca, ma non fatemi ridere. Sta esercitando il suo sacrosanto diritto di fare una settimana di ferie in luglio, come sempre, e la biblioteca è sempre stata chiusa durante quella settimana di luglio, quando c'era lei anche Spialtini, se, quando c'era lui Carolei. No, precedente. Bene. Mi è stato confermato. Allora, passiamo alla trattazione della seconda interrogazione. Capogruppo di minoranza, architetto Spialtini, la illustra. Prego. Allora, qui facciamo prima leggerla così, non... Consiglieri comunale ricorso contro delibera regionale che regola la presenza di idrocarburi nei fanghi utilizzati in agricoltura, promossa da Comune di San Martino ed altri 64 comuni della provincia di Pavia e Lodi. Consiglieri comunali Casalini Sonia, Rossato Enzo, Spialtini Enzo, del gruppo consigliare di Cambiamo Insieme Garlasco, visto l'articolo apparso domenica sul quotidiano della provincia pavese dove veniva dato ampio spazio alla decisione del TAR Lombardia di bocciare senza se e senza ma la delibera scellerata della Regione Lombardia in merito ai contenuti di idrocarburi nei fanghi da utilizzare in agricoltura, constatato che il comune di Garlasco non risulta tra i numerosi comuni della Lomellina, a noi vicini Groppello, Dorno, Tromello, Borgo San Siro, che si sono opposti a questa delibera regionale che avrebbe sicuramente aggravato la situazione ambientale dei nostri territori. Constatato che oltretutto il comune capofila è quello di San Martino Siccomario, ho incontrato anche il sindaco casualmente da lì, che poi avevo saputo un po' di tempo fa di questa delibera, a cui va tutto il plauso del nostro gruppo con cui la vostra amministrazione trattiene i rapporti istituzionali. San Martino. Appare sconcertante che il comune di Garlasco non abbia almeno intrapreso un'iniziativa ad adiuvandum in favore di questi coraggiosi comuni che hanno sfidato e sconfitto Regione Lombardia con l'assunzione della delibera su indicata. Interroghiamo la signora Volta per conoscere quali sono stati i motivi di un così grave, superficiale, disinteressato e spiegabile comportamento rispetto ai continui vostri richiami sbandierati sulla stampa ad un'attenzione rivolta ai problemi ambientali. Perché fa caldo, l'ho letto, facciamo prima. Passo la parola all'assessore Isabella Panzarasa per la risposta all'interrogazione. Sì. Assessore, a lei la parola. Buonasera a tutti. Sono lieta di questa interrogazione perché mi dà l'opportunità di parlare di un argomento che conosco molto bene e che ho affrontato fin dall'inizio del mio mandato come assessore all'ambiente. Allora, prima di tutto anticipo che darò una duplice risposta, una a che fare con l'argomento tecnico, no? Quindi questo ricorso al TAR che è stato svolto da questi da 64 comuni e una risposta di tipo, se vogliamo, politico alla sfumatura politica che è stata, al taglio politico che è stata data a questa interrogazione. Quindi parto innanzitutto da un doveroso, una doverosa premessa che sarà tecnica, in quanto la risposta riguarda argomenti estremamente tecnici, quindi sono obbligata a parlarvi anche dell'excursus normativo che riguarda appunto i fanghi. Allora, innanzitutto la materia è estremamente complessa e in gergo tecnico si dice frammentaria perché il diritto ambientale è sempre stato considerato un diritto di serie B. Parlo con un minimo di cognizione di causa perché
sono laureata in giurisprudenza con una tesi su, in diritto penale ambientale, quindi ho dei perfetti ricordi, peraltro di normative tuttora vigenti. Quindi è una tutela di tipo frammentario, perché è sempre stata considerata una materia di serie B. Il che cosa comporta? Comporta che sussistono per il medesimo argomento più normative che difficilmente si integrano a vicenda, e soprattutto ogni normativa dà o delle limitazioni in più o toglie dei precedenti paletti inseriti da un'altra normativa. Quindi l'interpretazione della legge è estremamente difficile. Per quanto riguarda i fanghi, appunto, la fonte specifica è il decreto legislativo numero 99, del 99 numero 92, che è un decreto legislativo in attuazione di una direttiva europea che ha lo scopo di disciplinare l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo. Ma anche una seconda finalità, quella di incoraggiare nel contempo la corretta utilizzazione. Quindi, se da un lato si va a disciplinare, dall'altro si va anche a stimolare all'utilizzo del fango come strumento di fertilizzazione dei terreni. Questo perché? Partiamo dalla definizione di fango. Cos'è un fango? Tento di semplificare senza banalizzare l'argomento, però userò termini più comprensibili possibile. Il fango non è altro che il risultato del processo di depurazione delle acque reflue, provenienti sia da insediamenti civili che da insediamenti produttivi. In soldoni, quando l'acqua viene depurata, quello che viene trattenuto dal depuratore costituisce il fango. Questo fango può avere, tre tipi di utilizzazione. Uno è quella agronomica, che comporta quindi una concezione del rifiuto molto moderna, e cioè quella del suo riciclo. Quindi il fango, considerato come riciclo, può essere recuperato, se trattato correttamente, come fertilizzante in agricoltura. Questa è la migliore finalità a cui possiamo dare ad un rifiuto. È ovvio. Perché? Perché nel momento in cui il fango non viene riutilizzato in agricoltura, a quel punto che fine fa? Tre soluzioni. Una, la prima, esportarlo all'estero, darlo a qualche altro Stato perché lo sbaltisca come vuole. Ovviamente rappresenta un costo in più. Peraltro è un tipo di finalità che viene a una percentuale bassissima, perché ogni Stato ha i propri fanghi da smaltire. Quindi mettiamola da parte questa finalità. Può essere stoccato. Cosa significa? Significa che dovremo creare discariche, rinchiudere il fango e lasciarlo lì. Terza finalità, può essere bruciato, cioè il fango, invece di essere riutilizzato o stoccato, può essere portato agli inceneritori e lì bruciato. Non abbiamo inceneritori allo Stato in Italia in grado di bruciare i fanghi, quindi li dobbiamo portare all'estero, in Germania. Lo Stato, recependo la normativa europea, ha incentivato all'utilizzo agronomico, appunto, dei fanghi. Come lo ha fatto? Lo ha fatto male, come sempre fa. Quindi una normativa lacunosa, frammentaria, parzialmente modificata dal decreto legislativo del 2006, che non è altro che il testo unico ambientale, cioè quel testo che ha tentato di coordinare le migliaia di normative ambientali che ci sono attualmente vigenti. Questo testo unico ambientale dice una cosa fondamentale. Innanzitutto ha iniziato a parlare del fango come rifiuto. Quindi il fango è un rifiuto e come tale deve essere disciplinato anche dalla normativa sui rifiuti. Benissimo. Ovviamente la volontà del legislatore del 2006 era quella di cominciare a limitare l'uso del fango, o comunque
non a limitare, ma a porre dei paletti, perché oramai la tematica dei fanghi era sul tavolo di tutti gli amministratori locali, specialmente della nostra provincia. Sappiamo benissimo che abbiamo la più alta percentuale di uso di fanghi per numerose ragioni. Quindi il legislatore prova, interviene, pone questo paletto, dice guardate bene che il fango è un rifiuto e in quanto tale è sottoposto alla disciplina dei rifiuti. I fanghi possono essere riutilizzati ogni volta che il terreno lo richiede, ma deve esserci un rimpiego, diciamo così, appropriato. Benissimo. Il legislatore però non interviene su un aspetto importantissimo, cioè il livello dei metalli presenti nei fanghi. Su questo nulla dice nel 92, nulla dice nel 2006, c'è un vuoto normativo, il Ministero dell'Ambiente viene sollecitato più volte a integrare questo gap, ma la risposta non si ottiene. Il legislatore statale non interviene. A quel punto le agenzie e gli enti preposti alla tutela dell'ambiente, che sono fondamentalmente ARPA e l'ISPRA, unitamente ai tavoli tecnici, alle regioni, decidono di apportare chiudere questa lacuna, colmare questa lacuna legislativa. Quindi i tavoli tecnici hanno iniziato a produrre, diciamo così, numeroso materiale, numerosa letteratura scientifica sul punto e arriviamo a una situazione di questo tipo, che le regioni, non solo la regione Lombardia, le altre regioni, Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Veneto, Lombardia, decidono di legiferare, ritenendosi competenti, e indicare il limite degli idrocarburi, quindi di questi metalli pesanti. Cosa succede? L'Emilia Romagna, già nel 2015, se non mi sbaglio, recepisce uno studio dell'ARPA Emilia Romagna, quindi non della ditta di turno che si occupa di fanghi, ma l'ARPA, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente, effettua uno studio e indica questo limite di idrocarburi pari a 10.000 mg per chilo. Benissimo, nessuno fa ricorso su questa delibera, la delibera tuttora vigente. La Regione Lombardia, siamo nel 2017, nell'11 settembre 2017, a fronte di una cassazione penale, la sentenza numero 27.958 del 2017, del 30 gennaio 2016, che a parte dare una lettura sistematica della tematica dei fanghi, quindi facendola, dando un quadro normativo completo, dice anche una cosa importante. Dice: i fanghi sono dei rifiuti e quindi devono essere rispettati i limiti previsti dalla tabella 1, colonna A, del decreto legislativo 152 del 2006. Cosa vuol dire questo? Questa sentenza ha provocato uno shock, un cortocircuito giuridico. Il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Ambiente decide di emanare una circolare. Ma speriamo, ma sono qua che l'aspetto io, ma veramente, ma non vedo l'ora, guardi, non vedo l'ora che arrivi qua il Ministro dell'Interno, troppo contento. E il Ministero dell'Interno interviene con una circolare, questo perché? Perché oramai le regioni, alcune appunto si erano già autoregolamentate a fronte di un abbassamento, ma di un livello esagerato. Mi sono fatta spiegare da un agronomo che differenza c'è, cioè, tra il limite previsto da quella tabella e quello indicato dalla regione Lombardia, e mi è stato fatto questo esempio molto elementare, ma che dà l'idea. Allora, se
siamo costretti a rispettare il limite di quella tabella, allora su un terreno anche una patatina di quelle che diamo ai nostri bambini, che contiene olio minerale, se mischiata al terreno, provoca inquinamento del terreno. Tu su quel terreno, se vuoi seguire quella tabella, puoi mettere soltanto acqua distillata. Basta. Non puoi mettere nient'altro. Quindi, cos'è successo? Ci dice lui dell'agronomo. No, stia attento a quello che dico io, non a quello che dice l'agronomo. Benissimo, ascolti bene. Allora, il Ministero dell'Ambiente dice, attenzione, cerchiamo di fare un po' di chiarezza, non la fa, però dice questa cosa, lo riporto. Il risultato del lavoro, quello che avevo anticipato prima, e cioè del lavoro dell'ISPRA, dell'ARPA, delle varie regioni, di monitoraggio, di controllo, per cercare di supplire alle lacune della normativa nazionale, è richiamato nel documento redatto da ISPRA numero 228/2015, il quale indica valori e parametri di controllo che costituiscono senz'altro un valido riferimento scientifico. Ecco, l'ISPRA dice che la regione Emilia-Romagna, quando ha messo il limite di 10.000 idrocarburi, ha fatto una cosa corretta, lo dice l'ISPRA. Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, la massima autorità che abbiamo in Italia. Ha detto questo. Succede, no, non è in Emilia, è l'ISPRA che dice che i valori indicati dalle varie regioni in quella vanno benone, vanno bene. Lo dice l'ISPRA e il Ministero dell'Interno fa proprio le conclusioni dell'ISPRA. Il Ministero dell'Interno ce l'ho con Salvini, scusami, ma sono innamorato. Vabbè, è così. Il ministro del... se, 3 anni, 4 anni almeno. Cioè. Vabbè. Cerca appunto di fare chiarezza, però intanto parallelamente è anche vero che la polemica sui fanghi oramai si era scatenata. Cioè anche i comuni hanno cercato di porre rimedio. Ecco, benissimo. Quindi sale la pressione della popolazione. A quel punto la regione Lombardia dice, va bene, attenzione, è vero, c'è la popolazione, il terreno da tutelare, ma abbiamo un grosso problema. Se non tiriamo fuori i fanghi dai depuratori, i depuratori non funzionano più. Cosa facciamo di questi fanghi? Andiamo a stoccarli? Facciamo delle nuove discariche? No, allora facciamo una bella cosa, ha detto la Regione Lombardia. Prendiamo il lavoro della Regione Emilia-Romagna, mettiamo lo stesso limite, 10.000. Cosa succede? Mano a mano ci avviciniamo anche alle elezioni regionali, e questi 64 comuni decidono di impugnare la delibera. Io vengo contattata dal sindaco Zocca il venerdì e mi dice che per il lunedì bisognava fare ricorso. Ho detto, ascolta, guarda, me lo dici adesso per telefono, non c'è il sindaco. No, adesso devo vedere le carte. Va bene. Quindi mi metto al lavoro e, altro che superficiale, disinteressata, inizio a studiare, quindi mi confronto anche con il collega D'Avastro, ovviamente, che è il nostro avvocato per tante cose, e maturo la mia decisione, non politica, ma essenzialmente tecnica. Perché? Al di là dell'essere avvocato e quindi di comprendere magari qualcosa in più di rispetto ad altri relativamente a un ricorso, comunque non è quello, io sono anche un amministratore e ho improntato il mio mandato sempre mai guardando o al risultato futuro elettorale che potrei avere nell'eventualità in cui io mi ricandidassi, ma ho sempre avuto un pensiero lungimirante. Ho detto, ma mi sono chiesta la conseguenza di questo ricorso in caso di accoglimento, quale può essere? Allora, accade appunto che la Regione Lombardia subisce questo ricorso, udienza davanti al TAR Lombardia. Il TAR Lombardia dice due cose. Dice, innanzitutto, Regione Lombardia, hai messo un limite andando a violare in realtà quanto
già la Cassazione nel 2017 aveva detto, cioè, che il limite era comunque quello della tabella A. Quindi hai sbagliato, tu il limite non lo dovevi mettere, perché il limite è quello della tabella A, cioè quello totalmente inapplicabile. Benissimo. Dice poi un'altra cosa, è Regione Lombardia, ma tu non puoi legiferare per casa tua. Puoi permetterti di decidere cosa fare a casa tua. Deve farlo il legislatore statale, quello che dal 92, no, non ha ancora adesso colmato le lacune. Questo è quello che dice il TAR. Ma andiamo alle conseguenze di questa bocciatura. Allora, la conseguenza immediata è stata una conferenza tra Stato e Regione che c'è stata stamattina, di cui mi hanno informato i contenuti, una conferenza concitata. Questo perché? Perché tutti i gestori dei depuratori ora temono due cose, e una si è avverata subito. Uno, che non gli venga più ritirato il fango. Quindi a quel punto loro cosa fanno? Spengono il depuratore? Bene. Secondo, l'aumento del prezzo. Quello c'è stato subito. Da 70 euro a tonnellata passiamo a 150 euro, questo a 6 giorni dal deposito della sentenza. Benissimo. Allora, un gestore di un depuratore presso il lago, mi sembra di Como, ha detto che lui si vede costretto a sversare i fanghi all'interno del lago. Un altro ha detto che li porterà in Francia. Bene, chi paga? Noi. Sulla bolletta dell'acqua avremo i rincari. L'altro passaggio successivo qual è? Li dobbiamo stoccare, quindi avremo nuove discariche. Bene, questo è il risultato di questa sentenza. Nuove discariche, stoccaggio di fanghi, aumento della bolletta, ma ce n'è un'altra che poi vedremo se verrà confermata. Sul tavolo della Regione giacciono pendenti due domande per due nuovi inceneritori proprio nella provincia di Pavia. Ma non vuoi che costi meno bruciare il fango nell'inceneritore invece che portarlo in Francia o fare nuove discariche che alla gente non piace? Mettiamoli nell'inceneritore, qua, in provincia di Pavia, dove già non respiriamo. Benissimo. A2A ha già chiesto l'ampliamento. Nella conferenza Stato-Regioni di stamattina è circolata una bozza di un decreto ministeriale. Questo decreto propone il limite anche per i cosiddetti IPA, che sono gli idrocarburi inquinanti, quelli cancerogeni. Il limite più basso è di 100.000 volte più alto di quello indicato dalla delibera della Regione Lombardia. Quindi arriviamo alla follia, se viene messo questo decreto ministeriale, in quella bozza che è circolata stamattina in Regione Lombardia, con un valore 100.000, non più 10.000, di idrocarburi cancerogeni. Questo è stato, certo, ma lei non ci creda, poi vediamo. Fatto sta, ma sì, non crede, ma noi, voi non credete, ma a me va bene così, da 70 euro a 150 euro questo è il primo risultato che avete ottenuto. Il secondo è che verranno stoccati e quindi a furia di stoccarli da qualche parte li dovranno mettere, delle belle nuove discariche, e questo è il risultato che avete ottenuto, quando in realtà la cosa era molto più semplice. Ed era la politica che stiamo attuando noi, quella per voi disinteressata, quella per voi, com'è che siamo qua? Disinteressati, superficiali addirittura, e cioè fare i controlli, perché li usano tutti i fanghi, ma bisogna avere la testa e usarli bene. Il rifiuto va recuperato e il fango può essere recuperato. Certo, in Italia come al solito non si fanno i controlli. Benissimo, allora è su quello che bisognava intervenire. Altra cosa che fa ridere, ma fa proprio ridere, guarda caso, in Regione Emilia-Romagna questa delibera non si è permesso nessuno di impugnarla, perché alla medesima delibera 10.000 uguale. Perché siamo in Italia, Liguria è un'altra cosa. In Emilia-Romagna nessuno ha osato impugnarla, perché? Perché i fanghi li spande la SM di turno, una municipalizzata. Qua spandono solo i privati che hanno fatto cartello e hanno imposto
loro prezzo. Non c'è stata nessuna possibilità di confrontarsi, poche, forse una ditta si era prestata. Quindi là che ci guadagna lo Stato va tutto bene e la possono spandere. Noi, che avevamo messo lo stesso limite, no, noi i rifiuti, i fanghi adesso, noi li stocchiamo e facciamo delle nuove discariche. Benissimo, questo è il risultato. È il risultato della sentenza. Arrivo alla seconda parte, cioè la provocazione politica. A me dà fastidio quando mi dicono che sono superficiale, che faccio il mio lavoro male o che sono disinteressata. È una cosa che mi dà molto fastidio, sono forse più permalosa di lei. Io stamattina, assieme al comandante Viola, sono andata alla riunione in prefettura, riunione convocata per come aggiornamento e controllo da parte della prefettura, che è un organo di prevenzione anche, sui possibili siti oggetto di abbandono di rifiuti. Noi, su richiesta della prefettura, abbiamo indicato i siti che potenzialmente potrebbero essere oggetto di abbandono di rifiuti e la prefettura, assieme a tutti gli altri comuni, ci ha convocato e c'erano tutti i vertici delle istituzioni, quindi la Guardia di Finanza, Protezione Civile, c'erano tutti, e ha chiesto: Garlasco, ci hai dato questo elenco? Bene, sono 7, ottimo. Cosa stai facendo? E io ho raccontato quello che sto facendo, io e il comandante Viola. Non c'è stato nessun altro sindaco che ha adottato tutti i provvedimenti che ho adottato io, o comunque la giunta Farina, nessuno. Il viceprefetto ci ha fatto i complimenti, è una cosa che mi ha fatto molto piacere. Recentemente mi è capitato di leggere un verbale di una riunione nel comune di Castelnuovo, nel quale un consigliere dice, a proposito in tema di fanghi, perché non seguiamo l'esempio di Garlasco? E questa è una gran soddisfazione. Certo, vuol dire che lasciamo il segno. Di quei 64 comuni, quanti assessori come Sant'Agostino hanno messo i 500 metri? Quanti? Nessuno. Quanti assessori finiscono sui giornali perché fanno i controlli ogni volta che l'odore è leggermente... ma lo vada... Ma, nessuno... No, no. Adesso cominciano. Il sindaco di Gropello, certo, lo sta facendo. Ma ha chiamato, anzi, ci confrontiamo tantissimo. Sì, certo, Gambolò. Certo, Gambolò l'ha fatto. Benissimo. Conti qua... No, studi lei e mi venga qui a dire cosa ha fatto lei per i fanghi, perché io nei suoi 10 anni non ho trovato neanche un intervento. Neanche una. Ma cosa dice? Non c'ero. Sono dal 92. Ma per carità di Dio. Fatto sta che io lascio traccia. Noi lasciamo traccia scritta di quello che facciamo. Lei non ha fatto assolutamente niente, ma di sicuro lei avrebbe speso 600 euro, buttate 600 euro prese dalle tasche dei garlaschesi per un ricorso che ha fatto soltanto dei danni, perché lei è bravissimo a fare la politica del far finta di fare qualcosa. Questo è. Sì, sì. Vabbè, ringrazio, al di là di questa valutazione di carattere prettamente tecnico, che secondo la vostra amministrazione ha portato, poi in realtà si è divagato sul problema del controllo dei fanghi. Se vai, io quando chiudo su questo è chioso e sono anche, quando mi è capitato, ho segnalato anche alcuni casi. Devo dire che dall'anno prossimo presterò maggiore attenzione a questo settore e a questo aspetto relativo ai fanghi e alle distanze. Per cui, come le dico, altri comuni prima di lei hanno indicato il limite dei 500 metri, ma poi, come le dico, i 500 metri vanno controllati e vanno controllate le quantità. E questo è un altro discorso. E come le dico, ha fatto bene finora a svolgere un controllo con il comandante Viola. Eventualmente domani passerò a vedere tutti i verbali di sopralluogo che avete fatto, perché avrete messo
qualche nota o no? Perché no, abbiamo emesso qualche multa. Qualche multa, qualche nota, sì. Ecco, comunque, in ogni caso, siccome capita spesso di vedere camionate di fanghi che vengono scaricate, sicuramente le avrete controllate. Certo, stia perché... tranquilla, stia tranquilla che dall'anno prossimo li controllerò anch'io. Sì, benissimo. Per l'altro aspetto... Mi ferma e controlla la bolla lei. Mi sembra, ecco, devo dire che c'è. Da parte vostra ci può essere una scelta. Dite, noi stiamo con la Regione Lombardia, noi riteniamo che tecnicamente questa cosa, questa delibera era corretta, per cui noi alla fine della fiera bastava dire noi siamo contro questo ricorso perché tecnicamente riteniamo che non sia che sia giusto che la Regione Lombardia vada in questa direzione, cioè che vada ad aumentare il livello di idrocarburi. E poi ha inventato uno scenario apocalittico che da domani cambierà il mondo. Da domani non cambierà il mondo, e se dovessimo pagare... Non spandono più i fanghi. No, non voglio che succeda come lì. Non spandono più i fanghi, hanno chiuso gli impianti. E se dovessimo pagare 50 euro quindi faranno o le discariche, li metteranno lì in così più contento. Alla tonnellata, certo. Io sono contento. Ma bravo, perché se questo permette di salvare delle vite umane, questo o di migliorare quello che è il nostro ambiente e il nostro territorio, non mi interessa nulla se costerà di più. Sappiamo che la salute può avere anche un costo. Ecco, poi la discarica voglio dire, è salutare. La cosa poi veramente che ha parlato del Ministero, guarda, io non lo so, è vero che può darsi che l'inflazione negativa che possono aver avuto da quello che lei è innamorata, quel tale super spot Salvini, no? Perché prima delibera doveva sciogliere la Fornero, seconda doveva sciogliere, però ha portato a casa qualche nave, meno male, ecco, ha portato a casa qualche nave e ce l'ha fatta arrivare in porto. Io non credo che si siano bevuto il cervello al Ministero dell'Ambiente che propongano una misura di quel tipo. È qua. Terza cosa, non mi venga a dire dei 600 euro. Perché se no le preparo una mozione su cosa spendete a livello legale in questo comune. Non mi faccia ridere. Dica che lei è d'accordo con la Regione Lombardia. Perché è inutile che vi arrampicate sui vetri, su problemi tecnici che in realtà domani verranno sicuramente smentiti categoricamente da quello che lei dice, al di là di queste conferenze concitate, non cambierà nulla. Dovranno avere dei maggiori limiti per quanto riguarda la salute pubblica. Poi non siamo noi. Noi se c'eravamo avremmo diritto. Si vede che qui, usiamo i termini giusti che piacciono a voi, si vede che ci sono 64 coglioni di sindaci in questa provincia su 180, un terzo, di cui se ne escludiamo un 70-80 in montagna, dove in realtà il fango è difficile metterlo nelle parti inclinate, solo voi avete previsto lo sviluppo di Garlasco sulla costa di San Biagio, lì siete stati proprio bravi, lì avevate previsto lo sviluppo della città di Garlasco sulla costa di San Biagio, per cui voi non arrampicatevi sui vetri. E non è una questione politica, è un problema politico. Questa amministrazione, l'applauso, avete fatto bene a farglielo. 20 anni fa, 30 anni fa, comandava Compagnoli, avevate questo riferimento, il sindaco si riferiva a Compagnoli, poi è arrivato Belli. Adesso siete uomini di ciocca, di Cattaneo e spero, adesso non so, abbiamo anche il consigliere, il ministro dell'agricoltura, presidente della commissione agricoltura della regione. Alcuni di questi ho anche il dubbio che sappiano distinguere, non dico un trattore a presa diretta o in diretta, ma addirittura un trattore a quattro ruote motrici da una a due. Voi in realtà vi siete arrampicati sui vetri senza unghie, senza cose. Lei ha fatto un bel studio, ha detto che siamo tutti dei coglioni noi, perché lei ne sa qualcosa in più di legge. Io sicuramente non sono amico di Fontana, ma io la suggerirei di proporla subito nel comitato tecnico scientifico legale a difesa della Regione Lombardia per combattere contro questa delibera.
io per volevo la delibera. Secondo, le dico che io con molta modestia, in 5 anni dall'uscita della legge 152, ho gestito l'ambiente per una città di 60.000 abitanti, però non vengo qui a dire queste cose che ne so più di lei. Sicuramente le ho applicate 100 volte più di lei e ho discusso con i fanghi, ho affrontato il problema dei fanghi, e se nel mio comune in quel periodo nessuno si è lamentato, odori non ce n'erano, tranne quelli dei maiali, e sono comparsi da quando magari ci siete voi, non è sicuramente, spero che non sia colpa, non è sicuramente colpa vostra, perché non è sicuramente questo colpa vostra, ma però la realtà è questa, è che in realtà vivete di una sudditanza politica per questa cosa che adesso cercate di giustificarla tecnicamente. Ma scusi, ma io non ho neanche la tessera politica di nessun partito, ma a chi devo rispondere? Ma chi devo rispondere io se non al mio sindaco e ai miei colleghi qua? Ma a me non mi interessa se lei ha la tessera. Lei ama Salvini. No, invece mi dice che io sono la sudditanza politica, ma rispetto a chi? Ma rispetto a chi? Lei volontariamente non ha deciso lei. Qui che ma decide, ci figuriamoci sì, se non ho deciso io, lo dice lei che non ha deciso ciò che io. Decidano certo. Questi anche per voi, anzi decide il sindaco e poi voi in realtà contate anche un po' pochino e lo dovete anche seguire. Prima di tutto. Posso chiedere che posso... Comunque se questo... Adesso i pareri personali vanno bene, ma mi faccio un applauso da solo. Secondo me perché gli hanno tolto l'aereo, no, Renzi. Ma... Dai, sì, no. Bene. Ma neanche io sono però, iscritto. Passando alla trattazione del punto 3, io chiederei che questo consiglio possa avere per le parti istituzionali, cioè i nostri parlamentari, i nostri ministri, bisogna avere rispetto da qualunque parte esse vengano, quindi alla fine io mi limiterei a dire, al di là che possiamo scaldarci su pareri personali, l'istituzionale io mi sento di difenderlo, da qualunque parte tiri, sono sempre parlamentari eletti dai nostri concittadini di cui uno deve avere rispetto. Poi io per il resto i pareri personali vanno bene, ma che abbiamo l'opportunità di avere un ministro dell'agricoltura non mi sento di dire, ben accetto, ben venga, che si interessi dei problemi anche della Lomellina e del Pavese, quindi soprattutto a livello istituzionale non mi sento di condividere un attacco del tipo mosso, mi sembrerei doveroso che per le istituzioni ognuno di noi deve portare rispetto. Passerei al punto 3, quindi una volta che ci siamo chiariti che in interrogazioni il consigliere... Totalmente insoddisfatto. Bene. Che... No, ma non c'è altro. No, ma l'aveva già detto, avevamo capito dall'intervento. Non siamo, ma avevamo capito, ecco, abbiamo capito tutto. Quindi oltre, passiamo al punto 3, al posto dell'ordine del giorno. Chiamerei per una illustrazione tecnica la dottoressa Noè. Stiamo parlando dell'assestamento al bilancio di previsione 2018-2020, 175,2, aggiornamento contestuale del DU 2018-2020. Dove si mette, dottoressa, qui? Allora, iniziamo la discussione del punto 3. Chiederei un aiuto alla dottoressa Noè sia per l'illustrazione del punto 3, punto 4, punto 5, che sono poi il bilancio di previsione, stato di attuazione e la presentazione del DUP. Partiamo dal 3. Dottoressa, lei la parola. Va bene. Non ho capito, scusi. Ah, ok. Allora, innanzitutto buonasera a tutti. Allora, siamo qui appunto per siete qui appunto per deliberare l'assestamento di bilancio. Questa è una scadenza che è stata anticipata al 31 di luglio rispetto con il nuovo decreto legislativo 118, quindi quello sull'armonizzazione. Quindi sono state fatte una analisi di tutte le voci di bilancio e che hanno portato a questo risultato. Allora, nella parte corrente abbiamo maggiori entrate per 83.240 che vanno a finanziare altrettante spese correnti per 83.240. È stato applicato altresì l'avanzo di amministrazione vincolato
che sono pari a 27.200 euro, che sono stati destinati ai rinnovi contrattuali dei dipendenti comunali. Per quanto riguarda la parte capitale, abbiamo una maggiore entrata per 65.250 euro, di cui 64.000 deriva da un trasferimento regionale per il piano sicurezza, un progetto che è stato avviato appunto da questa amministrazione come capoconvenzione dei comuni limitrofi a Lagno e Borgo San Siro. Questi fondi sono stati destinati altresì appunto al titolo secondo, quindi alle spese di investimento, per 65.250 euro. Altresì abbiamo appunto poi ancora applicato 13.000 euro, quale parte dell'avanzo disponibile, che finanzia appunto per 8.300 euro la quota che deve cofinanziare l'ente per la realizzazione del progetto Patto Sicurezza, e per 5.000 euro altresì per 5.000 euro per interventi che riguardano appunto l'acquisizione di beni nelle scuole. Se volete vado nel dettaglio delle voci, altrimenti mi fermerai qui. Il parere favorevole, c'è il parere favorevole del revisore, chiedetemi pure. Bene. Volete che vada nelle voci? Interventi sull'assestamento al bilancio, sì, di previsione. Sì, sì. Stiamo a sentire chi chiede la parola. Sì, ma molto brevemente, visto, prego, che è l'unica voce sostanziale. Prego, chiedo la parola. Prego. La parola all'architetto Schialtini, capogruppo di minoranza. Ecco, no, l'unico elemento, visto che c'è un inconto capitale, questo introito, diciamo, abbastanza significativo per quanto riguarda la sicurezza, era per capire, visto che i problemi ne sono rimasti purtroppo ancora aperti, se questi soldi dove vengono destinati, se per telecamere. Avrei voluto fare anche qui un'interpellanza per suggerire almeno una localizzazione che sta creando, ormai mi pare l'unica rimasta, che sta creando grossi problemi, però visto che in parte ne sono interessato, mi è sembrato più logico chiedere una informazione. Per il resto, visto che a parte degli 83.000 euro, quelli invece sono per il ruolo, quello della parte corrente. Non so se lei, adesso poi io mi sono distratto, sulla parte corrente l'amministrazione mette molte multe e penso che quelli servono per spedire i bollettini. Bene, l'assessore alla sicurezza, se vuole, ha facoltà di... Parte corrente mi sembra che sia solo per... sono tanti, sì, soldi, sì, ma per i bollettini. Per uno totale di 87.300 euro che riguardano la polizia locale, 40.000 euro sono state destinate per l'emissione dei ruoli relativi, sì, alle vecchie contravvenzioni. Sì. Idem 45.000 euro per il servizio di riscossione per le spese postali. Certo. 83.000. Sì, buonasera a tutti. Sì, come ha ipotizzato il consigliere Spialtini, la direzione è quella di andare a implementare le telecamere e, visto che ultimamente c'è stata collaborazione, perché da parte nostra c'è sempre stata piena disponibilità a collaborare con la minoranza, tant'è vero che è stata data disponibilità al consigliere Spialtini, capogruppo, di visionare, di controllare, di valutare, ben vengano idee su il posizionamenti eventualmente dove possano essere messe, che vadano magari a coprire zone che in questo momento rappresentano delle criticità per Gerlasco. Chiaramente l'obiettivo è sempre quello che ripetiamo dall'inizio di questo secondo mandato, l'obiettivo è sempre quello di andare ad implementare sia i sistemi, sia il numero, sia anche l'operatività. Attualmente c'è in opzione, se questo finanziamento verrà erogato dalla Regione Lombardia, dalla vituperata Regione Lombardia, di avere anche addirittura un sistema in remoto, per cui la possibilità di visionare le telecamere a distanza direttamente e di spostarle dove più è necessario. Andiamo nella direzione del controllo totale del territorio, è una parola grossa, però anche con le telecamere trappola dell'assessore Panzarasa, per esempio, abbiamo risolto buona parte dei problemi, perché effettivamente ormai venivano tutti a sversare qui a Gerlasco e adesso si è già sparsa la voce che Gerlasco non è più
zona di passaggio per tutti. E il discorso delle telecamere va in questa direzione, cioè il messaggio che deve arrivare ai nostri cittadini è di stare tranquilli perché comunque c'è un monitoraggio costante, e io penso che il consigliere Pialtini abbia potuto toccare con mano recentemente che c'è un controllo costante. Le forze dell'ordine si stanno muovendo, stanno visionando insieme a noi tutto quanto serve. Più si controlla il territorio, più si hanno sistemi aggiornati per controllarlo e più c'è sicurezza. Quindi il messaggio che deve passare: Garlasco non è terra di conquista, ma è un posto da evitare. Sto parlando chiaramente per i criminali e le bande di imbecilli che girano costantemente. È un posto da evitare perché adesso, fra le tante altre cose, il controllo del vicinato, lo ripeto, funziona benissimo. Perché ancora oggi ho visto varie segnalazioni di macchine, di targhe, il comandante Viola risponde in tempo reale immediatamente, manda immediatamente la pattuglia a controllare, spesso sono venditori, semplici venditori, ma meglio il controllo di un venditore per niente che evitare il controllo e poi scoprire che questi erano lì per delinquere. Quindi la direzione è quella. Se la minoranza ha delle proposte da fare per quanto riguarda i posizionamenti o eventuali migliorie, siamo completamente a disposizione. Aggiungo, rispondiamo dei primi segnali positivi all'iniziativa Carabinieri Vigili la sera. Abbiamo riscontrato questo sistema un po' repressivo dei primi verbali, comincia a dare dei segnali. Siamo deboli al Carrefour e Piazza Unità d'Italia. Cercheremo in queste due realtà di poter intervenire sempre di più per cercare di dare una regolarità notturna diversa dall'attuale. Secondo me, se la strada iniziata si vede il bel giorno, possiamo andare avanti e cercare di ridurre tutto il disagio e quello schifo che si vive delle volte alla notte a Garlasco. Io sono moderatamente ottimista di non risolverlo totalmente, ma comunque la strada imbeccata secondo me può portare dei frutti significativi. Quindi questa collaborazione tra Carabinieri col nuovo comandante e i vigili del Comune di Garlasco, intrapresa da almeno un mese, comincia secondo me a dare dei frutti significativi. Sì, noi rimaniamo della nostra... Apprezziamo quello che è stato fatto, quello che si può fare, perché in realtà alcune telecamere oggi non sono riuscite a dare risultati, sono arrivati dai privati, per cui se si può migliorare ben venga. Noi rimaniamo della nostra idea che questo era un passaggio che avevamo iniziato noi all'inizio a fare le telecamere, adesso continua a poter. Noi siamo dell'idea che vogliamo sempre fare un passo in più, che era quello del controllo immediato anche per tutta la notte. I vigili purtroppo all'una molte volte staccano. Per fortuna ci sono i carabinieri che per ora hanno dato risposte. Vedo che negli ultimi giorni, non so se è un problema di carattere, qualche miglioramento nell'ultima settimana pare che ci sia, non so se è dato perché c'è stato una sera un temporale terribile nei periodi più caldi, però per l'amor del cielo. Questo è, che viene fatto è sicuramente positivo. Noi avevamo e abbiamo un'idea più ampia di controllo totale anche in fase notturna di questo, per cui per l'amor del cielo. Meglio piuttosto che niente le mie piuttosto. Chiede la parola al consigliere Ceschi, ne ha facoltà, prego. Buonasera a tutti. Stasera non ho potuto intervenire su un tema che mi sta molto a cuore e mi spiace, comunque ci sarà modo poi di riprenderlo. E comunque volevo portare a conoscenza, se voi magari già magari l'amministrazione non lo conosce o non è già a conoscenza, che la Regione Lombardia ha messo a disposizione 300.000 euro per i comuni che ne fanno richiesta, che saranno 10.000-15.000 euro per le telecamere. La richiesta può essere fatta entro il 7 agosto. Ok. Altri interventi, metterei in votazione l'assestamento di bilancio. Poi la discussione che dovevamo fare, facciamo sbunto 4.5. Votanti 12, voti favorevoli 8, anche lei vota a favore. Voti favorevoli 9, siamo votanti 12, voti favorevoli 9, contrari 3, astenuti nessuno.
Votiamo l'immediata esecutività del punto 3. Normalmente si vota tutti a favore. Votanti 12. Chiedo di approvare l'immediata esecutività del punto 3. Voti favorevoli 12, astenuti e contrari nessuno. Il punto 3 viene per l'immediata esecutività votato in maniera unitaria. Passiamo alla trattazione del punto 4. Bilancio di previsione e stato di attuazione dei programmi. Passerei sempre la parola alla dottoressa Stefania Noè per una breve illustrazione. Sì, anche questo punto è un punto che ha come tempistica la scadenza del 31 di luglio e appunto prevede la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi nonché una ricognizione sulla salvaguardia degli equilibri. In questo caso quindi anche qui abbiamo fatto appunto la verifica di tutte le voci e ci hanno dimostrato, appunto voci chiaramente finanziarie, di natura finanziaria, ci hanno dimostrato che comunque non ci sarà uno squilibrio di bilancio, bensì avremo un risultato presunto dall'amministrazione pari a 37.000 euro circa. Altresì nel fascicolo appunto di questa deliberazione ci sono tutte le attestazioni da parte dei responsabili dei servizi che appunto attestano che non esistono debiti fuori bilancio e basta. Avrei terminato. Illustrazione brevissima, ma avevamo gli atti tutta la parte cartolare, per cui in effetti possiamo aprire la discussione sul punto 4. Stato di attuazione dei programmi e verifica degli equilibri. Debiti fuori bilancio non ne abbiamo. Allora, passiamo alla trattazione di questo punto. Chiede la parola l'architetto Spialtini? No. Chiede la parola a qualcuno? Noi ci manteniamo a quello che è stato depositato agli atti. Facciamo fatica, si va avanti. Speriamo di pescare qualche jolly. Punto. Bene, allora se non ci sono interventi metto in votazione il punto 4. Votanti 12, voti favorevoli 8, voti contrari. Ci asteniamo. Astenuti 4. Contrari nessuno. Il punto è approvato con 8 voti favorevoli e 4 si sono astenuti. La maggioranza. Votiamo l'immediata esecutività del punto 4, votanti 12, favorevoli 12, contrari, astenuti nessuno. Il punto 4 è approvato come immediata esecutività all'unanimità. Passiamo alla trattazione del punto 5, presentazione DOP 2019-2021. Bene. Dottoressa, lei la parola. Siamo finalmente a parlare del documento unico di programmazione 2019-2021. Anche qui il termine per la prima presentazione in Consiglio Comunale è il 31 di luglio. Questo documento è già stato approvato quindi dalla Giunta Comunale con atto numero 115 in data 14 luglio 2018. Allora, io adesso in questa sede non starei più a ripetere che cos'è il DUP, non il DUP, perché ve l'ho già illustrato le prime volte, quindi l'amministrazione non è cambiata e quindi siamo tutti qui. Per quello che concerne quindi la formazione di questo documento, evidenzio appunto che non sono intervenute delle normative che ci hanno permesso, sia da un punto di vista finanziario che da un punto di vista organizzativo, apportare delle particolari modifiche. Quindi abbiamo appunto come riferimento ancora la legge di bilancio 2018, che è appunto del dicembre del 2017, che per quanto concerne ad esempio la politica tributaria, riconferma quindi tutte le aliquote, dei tributi, tranne chiaramente per quello che riguarda la Tari, di cui si farà successivamente comunque un piano finanziario che avrà copertura pari al 100% dei costi. Quello che apporterà, la prima cosa che ci terrei a evidenziare riguarda la gestione del personale. La gestione del personale quest'anno vedrà dei pensionamenti, un attimo che arrivo,
dei pensionamenti, che però quindi alla data del 31/12/2018 saremo 48 unità, alla data del 31/12/2019 le nostre previsioni rimarranno quindi invariate e quindi riporteremo la stabilità a 48 unità. Allora, adesso appunto lo dico nello specifico. Allora, nell'area finanziaria verrà collocata a riposo la Moratelli, quindi all'ufficio tributi, in data 31 luglio 2019. Per quello che riguarda l'area amministrativa, la Maiocchi verrà trasferita all'area sociale. All'area sociale nell'istruzione, nel servizio istruzione e cultura. Per quello che riguarda il servizio di polizia locale, sarà previsto la copertura del posto del vicecomandante. Istituzione Miriam. No, non è istituzione Miriam. Poi, sempre nell'area della polizia locale, verrà collocata a riposo la Mazzone Maria Santa. E in questa fattispecie anche qui si prevederà un bando di concorso riservato ai disabili nel rispetto della legge sulla copertura dei disabili. Per quello che riguarda questo ve l'ho già detto, ecco, altri due pensionamenti. E si tratta della Salvaneschi all'1/1/2018 e la Bertoletti entro il 31/12/2018. La Salvaneschi e la Bertoletti, quindi come quelle che erano state destinate all'istruzione. Ok. 31/12. Ok. Quindi per quello che riguarda le aliquote ve l'ho detto. Ne aveva un po' da fare. Allora, le tariffe sono rimaste invariate, tutte le tariffe sono rimaste invariate al momento. Ecco, la novità riguarda le società partecipate. Le società partecipate, queste... No, no, prego, ci mancherà. No, no. Via 4, la Miriam, la Gatti e le due maestre. Oh. Vicecomandante, l'invalido è previsto comunque, sì no mi sono dimenticata, la copertura del geometra e l'area amministrativa, no. Sì, adesso forse l'avrei specificato meglio poi nella relazione. No, va bene. Okay. No, una superiore. Adesso vediamo, non lo so. Geometra, architetto, ingegnere, part time la più. Allora. Non lo so, dobbiamo ancora decidere, adesso vediamo. No, ma che deciso? Abbiamo almeno 14 soluzioni. Deciso, abbiamo deciso niente per adesso. Una è l'area amministrativa che sostituisce la Gatti, ma chi va via? La sostituiamo la Gatti, ragazziamo la Moratelli. No? Va a sostituire l'area amministrativa. Allora, dicevo, per quello che riguarda invece le società partecipate, da una notizia proprio recente, la Broni Stadella Pubblica acquisirà le nostre azioni Broni Stadella S.p.A. e Broni Stadella Pubblica S.r.l. Il valore sarà di circa 2.000 euro, però era per noi importante comunque dover appunto monitorarle, ma comunque era volontà del legislatore che noi dismettessimo delle azioni che di fatto non servono per dei servizi istituzionali. Quindi questa era una novità che finalmente siamo riusciti anche qui. Per una. Poi,
Un'altra novità che abbiamo peraltro già previsto nei dati contabili appunto di questo DUP è l'accensione di un finanziamento, di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti pari a 600.000 euro, che al momento non è stato comunque indicato nel programma delle opere pubbliche, in quanto non esiste ancora un progetto definitivo, non esiste ancora nulla di fatto. Ecco, era semplicemente un modo per dimostrare la nostra capacità di indebitamento e finanziariamente effettivamente di riuscire a supportarlo. Quindi questa è un'altra cosa che abbiamo appunto, che voglio evidenziare. Per quanto riguarda appunto il programma triennale invece delle opere pubbliche, vediamo che nel 2019 sono stati destinati 88.400 euro per la manutenzione straordinaria di fabbricati istituzionali, adeguamenti, impianti di riscaldamento e gestione calore, 10.000 euro per la manutenzione della caserma, 20.000 euro per la manutenzione straordinaria delle case popolari, 600.000 euro appunto per la manutenzione straordinaria delle strade e 100.000 euro per la manutenzione straordinaria dell'edificio polifunzionale soccorso volontariato. 2019. Nel 2020 95.000 sempre per la manutenzione straordinaria dei fabbricati, 10.000 alla caserma, 50.000 per la scuola elementare, 20.000 per le case popolari, 20.000 per il parco Via De Amicis, 60.000 per l'edificio polifunzionale. Nel 2021 manutenzione fabbricati 95.000, 10.000 manutenzione caserma, 20.000 manutenzione case popolari e 80.000 per la manutenzione straordinaria del cimitero, questo nel 2021. Ecco, qui poi appunto, forse era qui che mi spiegavo meglio su quello che riguarda il personale, ma ormai vabbè, l'abbiamo chiarito, rimangono ancora attive le convenzioni con i comuni, quindi con il comune di Elagna per le funzioni di segreteria fino al 2020, con il comune di Elagna per le funzioni fondamentali fino al 2020, con i comuni di Elagna e Borgo San Siro per le funzioni di assistente sociale, segretariato sociale fino al 2020, con il comune di Albuzzano per le funzioni del servizio tecnico fino al 31/12/2019, con i comuni di Elagna, Borgo San Siro, Zerbolò, Albuzzano, Groppello ed in ingresso nuovi soggetti per la centrale di committenza fino al 31/12/2021, con i comuni di Alagna e Borgo San Siro per le funzioni della polizia locale con scadenza 31/12/2027. Altresì obbligatoriamente vengono adottati nella DUP il piano triennale delle azioni positive che non si sono diversificate rispetto al precedente DUP. Abbiamo evidenziato, è sempre obbligatorio prevedere il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari, sono sempre gli stessi immobili che sono alienabili, quindi non sto a ripetermi. Per quanto riguarda invece altresì la programmazione biennale per acquisizioni di forniture e servizi, abbiamo in programma servizi ausiliari all'istruzione per 45.000 euro dall'1/9/2018 al 30 giugno 2019, il servizio di pulizia servizio pulizia uffici per 50.000 euro dall'1 ottobre 2018 al 31/12/2019, la ristorazione scolastica per 690.000 euro dall'1/9/2018 al 30 agosto 2020, i servizi postali per 60.000 euro dall'1/1/2019 al 31/12/2020, il sistema informativo integrato per la gestione dei servizi comunali per 150.000 dall'1/1/2019 al 31/12/2022, i servizi assicurativi per 150.000 euro dall'1/1/2019 al 31/12/2020, il servizio riscossione multe per 500.000 euro dall'1/4/2018 al 31 marzo 2021, la fornitura di energia elettrica per 131.000 euro quest'anno per l'anno solare 2018, idem per l'anno dall'1/1/2018 al 31/12/2019 per 1.500.000 euro per il servizio raccolta e smaltimento rifiuti. Con questo DUP rispettiamo i vincoli di finanza pubblica e pareggia
nel 2019 per 10.337.106, nel 2020 per 9.142.883, per il 2021 per 9.107.783. Ho concluso. Apriamo la discussione del punto all'ordine del giorno. Chi è che chiede la parola? Tocca al capogruppo di minoranza. Ecco, ma penso che per quanto riguarda gli aspetti finanziari non abbia molto da dire, ho visto i dati, ecco, questo discorso in realtà della chiusura per quanto riguarda la Bronistradella e più che altro ho visto anche questo discorso della convenzione dei comuni, che in realtà abbiamo un introito totale di 100.000 euro, di cui 46.000 per quanto riguarda, adesso non trovo la pagina esatta, però mi pare 46.000 per la committenza, per cui con gli altri comuni, ecco, come ho detto, noi finora siamo stati d'accordo, anche se oggi casualmente sentivo, ma penso che sia solo una voce che circolava Vigevano, che anche Vigevano voglia venire a Garlasco. Poi allora comincio a pormi dei dubbi, perché se noi incassiamo 46.000 persone, 46.000 euro, e abbiamo un personale che ci costa il doppio per fare questo, solo per fare questo tipo di operazione, è vero che opera anche per il Comune di Garlasco, abbiamo qualche dubbio. Poi sulle convenzioni con i comuni limitrofi sono aperte da alcuni anni, per cui lì non è che abbia molto da dire. Ecco, avevo visto rispetto al DUP approvato ad aprile, ma è qualcosa che mi è sembrato strano, per quanto riguarda la scuola di infanzia, una novità delle tariffe per quanto riguarda l'attività extrascolastica prescuola, che prima non risultava nel DUP di aprile. È un'altra novità. No, perché... No, ma dovrebbero dirli gli amministratori quando tartassano i cittadini, insomma. Tariffe, no, signor sindaco, il DUP, il programma dei tre posso anni. Posso rispondere io, Salvini. Io ringrazio la dottoressa Noè. ma veramente. Ma posso rispondere io, Spialtini? Sì. Quella voce che lei ha osservato è una voce che non è mai esistita, in quanto prima questo servizio veniva svolto dal personale ausiliario della scuola. Ma come veniva svolto, veniva anche pagato dalle famiglie alla scuola nella forma e nella sostanza di 19 euro. Noi abbiamo avvocato a noi perché la scuola si è rifiutata di fornire il proprio personale ausiliario e abbiamo girato esattamente la stessa cifra, abbiamo appaltato anche quella... Esatto. Cioè, era una novità. No, ecco, questo per dire che non startassiamo nessuno. Dottoressa, prego. No, ok, volevo appunto che mi sono dimenticata io di dirlo. No, per quanto riguarda, ecco, finalmente siamo giunti al fatidico 2021, anche se il 2021 poi sarà un anno limitato, ecco, qualora la legislatura giunga al termine, qui è contemplato tutto quello che questa amministrazione ha fatto o intende fare. In realtà, rispetto al programma che ha riportato sempre nel DUP, nelle prime pagine, c'era il libro dei sogni, potete rileggervelo. Senta assessore, se le dà fastidio, io guardi, chiudo e vado anche a casa. Se le dà fastidio, io chiudo e vado a casa. Io vado anche a casa, non è mio problema. Perché io ho qualche anno più di lei. Finché vuol fare del dibattito politico lo fa. Se vuole fare anche la furbetta, io le insegno a stare al mondo. No, non avrei ultimato. Ma no, in realtà sto vedendo che rispetto a questa situazione c'è un tran tran che continua, al di là di questo intervento che io, ecco, usando il vostro metodo dovrei dire andate ad aumentare l'incidenza
sul Garlaschesi per quanto riguarda l'assunzione di un mutuo, se usassi i vostri metodi, dividerei per le giornate il costo quando abbiamo fatto la palestra. Dico, se serve fare un mutuo per fare le strade che sono in condizione oscene o qualche altra opera, ben venga, si faccia il mutuo, perché questo vuol dire sicurezza. Se c'è da spendere qualche soldo, anzi è normale che l'amministrazione, a mio modo di vedere, lo faccia. Quello che è il dato è che però quando si fa la programmazione, al di là di quello che fanno gli uffici, io direi che gli amministratori che sono, il sindaco in realtà mi pare che abbia, non ho controllato, rinunciato dall'anno scorso totalmente all'indennità, però visto che gli altri assessori ci sono e sono pagati, un minimo anche di lettura bisognerebbe in parte anche dare. Voglio dire, se il documento è una roba che non ci interessa, allora per l'amor del cielo, veniamo qui e non lo votiamo. Per esempio, abbiamo un aumento significativo per quanto riguarda la Tari del 7-8% che voi avete previsto per l'anno prossimo. Ci sarà anche un motivo perché voi prevedete questo aumento. E penso, così come è scritto, che non è il primo gennaio, ma è già spostato al primo semestre, mi pare, per quanto riguarda la raccolta differenziata. Poi non so se arriverà al primo semestre, al secondo semestre. Per quanto riguarda poi il discorso degli oneri costo di costruzione, insomma, noi abbiamo sentito da parte dell'assessore Sant'Agostino per alcuni mesi sbandierare, enunciare, evidenziare firme a tempi immediati di nuovi interventi, collocazione di supermercati. Adesso devo dire che da un 15 o 20 giorni c'è un silenzio assordante sotto questo livello. Però il fatto che voi prevediate sostanzialmente gli stessi oneri senza prevedere eventuali introiti dei supermercati, è perché ci sono, non ci sono, io oggi ho chiesto, so che oggi agli atti non ci sono ancora depositati, però in realtà stiamo parlando, visto che c'è una previsione, si poteva anche includere qualche centinaia di migliaia di euro per quanto riguarda gli oneri dei supermercati, che sicuramente arriveranno anche per capire come lo si vogliono spendere. Oggi tecnicamente, giustamente, si dice la dottoressa che per quanto riguarda il problema delle opere pubbliche è stato incluso 600.000 euro, non si sa ancora se verrà fatto, ma solo per dimostrare che abbiamo la capacità di poterlo fare. Per quanto riguarda l'amministrazione, la vostra amministrazione oggi vive su un dato che adesso non discordo un po' da quanto diceva la dottoressa Noè, in realtà vive per fortuna sulle multe. Sostanzialmente voi avete previsto un introito di 873.000 euro all'anno di multe per i 3 anni, per cui questo è veramente un continuo, chiamatelo voi come volete, però in ogni caso qui è un elemento vitale per la vostra amministrazione, ecco, per quanto riguarda la vita e la possibilità di continuare. Senza gli 800.000 euro, senza poi diciamo che la sicurezza, quello che va verso Dorno, quell'altro, in realtà secondo noi ci sono in questo caso veramente una attenzione eccessiva per quanto riguarda questo aspetto, tant'è che senza queste multa nuova questo bilancio oggi non sta in piedi, perché in realtà gli introiti non ci sono. Io costato l'assunzione del personale, su cui non discuto, se la gente va in pensione è bene che venga rimpiazzata, poi a voi decidere dove mettere. Ritengo che sia, diciamo, a mio avviso oserei dire, da un lato da parte mia deludente, ma devo dire svilente per quanto riguarda per esempio il corpo dei vigili urbani. Il corpo dei vigili urbani sono un gruppo ristretto di ragazzi che lavorano, e adesso qui viene indicato che viene portato un nuovo vicecomandante.
Le voci dicono che sia di camogli o di nervi o tra camogli e nervi. O di Genova. Ma no. Tra camogli e nervi. Camogli e nervi. Tra camogli e nervi. Che comune c'è? Che comune c'è? Recco? Recco? No. Non è Recco. Recco, è un tanto di mio nome. Ma è solo per correttezza che non vi dico il nome di chi porterete qui e chi ve lo manda. Se volete ve lo scrivo in una busta, ve lo sigillo, perché sappiamo nome e cognome di chi portate qui e state svilendo un gruppo di ragazzi che meriterebbe uno di loro di diventare vicecomandante. Per cui vi ho detto Recco, Camogli, Nervi, ecco, almeno avete capito. Ecco, se no ve lo scrivo in una busta, stavolta però la mando a qualche organo di altro tipo, che volete fare anche i furbi. Per cui dico, noi constatiamo che questa legislatura si chiude, forse realizzando alcune delle nostre opere iniziate precedentemente, speriamo che facciate qualche strada, speriamo che facciate almeno qualcosina di quello che avete scritto, perché ad oggi, fino al 2021, questo non accade. Mi auguro, non da parte nostra, che noi avevamo in parte osteggiato in quanto ritenevamo che fossero eccessivi insediamenti, in modo particolare del nuovo insediamento di un supermercato al di là della circonvallazione, e in modo particolare è stata la bufala, finalmente è stata smascherata la bufala del cinema, della multisala, è un supermercato. È un primo supermercato di una batteria che verrà o si potrà localizzare lì. Questo poi lo vedremo. Mi auguro che alcune altre iniziative possano andare avanti per quanto riguarda le realizzazioni a Garlasco. Finora abbiamo visto ancora che c'è questo scempio nel corso, spero che quanto prima possa completarsi con grande attenzione comunque. Sempre l'assessore a fare una verifica attenta sulle opere di urbanizzazione primaria che voi scomputate, che non dovrebbero essere scomputate, che poi sa sempre 15.000 euro che valgono, visto che prima si sollevava il problema di 600 euro, per cui se ci sono 15.000 euro è meglio recuperare. E questo è il vostro bilancio, l'espressione di questa amministrazione, che salvo cose che per ora non vediamo, anche se sappiamo che fra poco può darsi che qualcosa arrivi, perché in realtà tutti ne parlano, l'assessore ne ha parlato per parecchio tempo sulla stampa dei supermercati, ha parlato di alcune altre cose. Noi in realtà non siamo d'accordo su questo, siamo d'accordo sullo sviluppo del paese. Ecco, questa è la vostra amministrazione. Tante promesse, tanta carta, tante indicazioni che le avete messe voi nero su bianco, poi la realtà è molto lontana. Io sono stato abituato a scrivere e a fare molto meno di quello, e a fare molto di più di quello che avevo scritto, e potete verificarlo, se no vi regalo anche un libretto che abbiamo divulgato. Per cui questa è la realtà, noi ovviamente votiamo contro, con anche perché poi in realtà sono dati che non rispecchiano nemmeno, avete nemmeno la decenza di dire ci sono questi introiti, possiamo, pensiamo che arrivino, mettiamoli lì, poi non ci sono. Come vi dico, personale, per correttezza, siccome mi hanno detto che pare che sia anche una brava persona il vicecomandante che arriverà, io non lo dico, non lo scrivo, ma però ecco, non andiamo molto, molto oltre, se no vi dico dove arriva, chi ve lo manda. Grazie. Ah, ecco, un'ultima cosa che tecnicamente ritorna la parola all'architetto. No, per quanto riguarda i lavori pubblici, abbiamo fatto a marzo del 2018, era stata indicata la questione di San Biagio, che era nel 2018, e il problema del cimitero. Per quanto riguarda siccome avevamo stanziato 285.000 euro, avevate previsto un intervento anche sul cimitero, avete scritto voi a marzo di quest'anno. Sì. Adesso nel 2019 non c'è più. Perché in realtà appaltate adesso, è una domanda tecnica, questa non lo so, non è una,
Faltate adesso i colombari, ecco, era per sapere se vi davo una notizia, su, perché chiedo il giro, ecco, un problema molto sentito nella città. Allora, affidiamo all'assessore Sant'Agostino una replica politica alla questione. Mi ero iscritto a te. Arrossato ha chiesto la parola, poi sì, fai fare un intervento unico. Risponde una volta sola. Sì, sì, allora, la parola al consigliere Rossano. Grazie, prego. grazie. No, sono dispiaciuto del fatto che non ho potuto verificare gli atti sabato mattina quando sono passato in comune, perché di fatto non c'erano, e quindi stasera me ne taccio. Ho ascoltato con attenzione quello che ha detto la dottoressa, e mi è rimasto impresso il discorso dei 600.000 euro del mutuo. Questa è una è un po', come dire, un controsenso alle volontà sempre espresse dall'assessore prima e dalla intera amministrazione dopo, quella di andare contro qualsiasi tipo di indebitamento. In realtà stavolta c'è. Siccome ne stiamo parlando ormai da tempo, io spererei che questa non sia una continua propaganda elettorale. Cioè, 600.000 euro stavolta ci sono, avete deciso di fare questo mutuo e finalmente, no, questi soldi saranno usati per fare un intervento che credo sia uno degli interventi di primaria importanza, cioè quello di sistemare le strade, quindi vuol dire sicurezza, eccetera, eccetera. Però detto questo, direi anche un'altra cosa, se posso. Mi permetto di suggerire all'assessore e agli uffici, anche ai tecnici che seguono, di fare una sorta di pianificazione dei lavori, perché sto vedendo che quei lavori che si stanno facendo, queste opere che si stanno facendo in città, non che la città sia un cantiere aperto, però qualcosa si sta facendo. E abbiamo asfaltato non più tardi di 6 mesi fa e adesso siamo ritornati a rompere di nuovo le asfaltature, e cito anche dove? Via Bozzola, via della scuola, insomma. E qua vicino, cioè, passo io, ci passa anche l'assessore, no? Quindi se asfaltiamo prima e poi ci andiamo a rompere e a riasfaltare dopo, vuol dire che il lavoro costa due volte, che il cittadino paga due volte, quindi è semplicemente una segnalazione che faccio a lei in primis e agli uffici dopo, un minimo di pianificazione, perché come di solito si fa sia nelle aziende private ma soprattutto nel pubblico, un minimo di pianificazione bisogna farlo. E un'altra cosa volevo chiedere, quei 100.000 euro che sono stati indicati per il 2019 come investimento sul volontariato, area via Borgo San Siro, cittadella del volontariato, avete già idea di come vengono poi impiegati questi 100.000 euro? Grazie. Una roba che sia veloce, volete, concentrata. Intanto buonasera. Grazie. A tutti i miei colleghi di giunta, mi credono che io sono lì, sono troppo lungo nel parlare, però stasera non ho ancora preso la parola, quindi grazie. Quindi mi sembra giusto dare dei chiarimenti su quello che, come diceva anche il consigliere Spialtini, reputo un documento importante, perché il DUP è un documento importante, è quello che, diciamo così, segna la vita amministrativa dei prossimi 3 anni, di qui al 2021. Quindi partiamo per quel che riguarda il discorso, ecco, lavori pubblici e ufficio urbanistica, visto che sono poi due argomenti che si intersecano. Allora, il discorso dell'asfaltatura strade e del... i ragazzini si stanno divertendo, meno male, ci mancherebbe. Allora, il discorso delle asfaltature strade e quindi dell'eventuale investimento di un mutuo di 600.000. Allora, come diceva anche il consigliere Rossato, e come ho detto anch'io in qualche consiglio comunale precedente, ormai sono 2 anni che Enel Gas, Paviacque con le fognature, ci sarà anche un po' un discorso poi di fibra ottica, stanno tra virgolette tartassando le nostre strade,
per fare delle opere che però sono importanti perché poi restano nel tempo, quindi qui stiamo parlando di interventi di quelli pesanti nel sottosuolo, dei cosiddetti sottoservizi. Quindi il discorso di programmare un eventuale mutuo di 600.000 euro nell'anno 2019 proprio per intervenire in maniera pesante, in maniera definitiva sui manti stradali è proprio dovuto al fatto che appunto a metà del 2019 più o meno dovrebbero terminare questi grossi interventi e quindi dovremmo cominciare a partire con quello che è il discorso finale e quindi cercare di in un paio d'anni di portare l'emergenza strade, chiamiamolo così, l'emergenza asfaltature a un livello ottimale. Quindi come ho detto anche in qualche intervista, il sogno che voglio realizzare è proprio quello di arrivare a fine mandato, di consegnare una città con i sottoservizi in ordine, con le asfaltature appunto per il 70% almeno realizzate e con l'illuminazione pubblica a LED a posto. Quindi questo è l'obiettivo che si pone la mia area e io come assessore anche la nostra giunta. Quindi la strada che abbiamo intrapreso, no? La strada che abbiamo intrapreso per i prossimi due anni è proprio questa, di ipotizzare o un mutuo da 600.000, perché abbiamo visto che comunque nei conti ci può stare e la rata del mutuo è sopportabile dal nostro bilancio, oppure, come diceva anche il consigliere Spialtini, quello di, se andranno in porto alcune operazioni tra privati che quindi poi porteranno un incremento degli oneri di urbanizzazione, no? Per sempre dirottarli poi sul discorso asfaltature e strade. Quindi siamo stati prudentemente bassi nel segnare gli oneri di urbanizzazione oggi, perché queste sono operazioni che sono essenzialmente in mano a dei soggetti privati, cioè nel momento in cui il soggetto privato poi realizzerà l'investimento, allora a quel punto lì entrerà in gioco la parte pubblica e quindi poi si potrà avere nella concretezza quello che sarà l'entrata. Però oggi io sono sempre stato, adesso il consigliere Spialtini diceva appunto che io sui giornali parlo sempre di questi interventi privati, no? Però io parlo in maniera sempre prudenziale, prima di tutto non faccio quasi mai nomi, difficilmente che mi sbilancio sui nomi di chi sta operando su questa operazione. Seconda cosa, aspetto che vengano terminate, perché in questa mia parentesi di esperienza dal 2011 a oggi ho visto tanti gruppi privati che vengono qui in comune, si presentano, portano tanti bei disegni tecnici, no? Sui nostri tavoloni là dell'ufficio urbanistica, facciamo qui, facciamo là, vi facciamo la rotonda qua, vi facciamo il passaggio stradale là, vi facciamo la ciclabile lì. No, ma sì, ma non c'è problema, ci mancherebbe 200.000 euro in più per fare un'opera pubblica, nessun problema, su un investimento di 5 milioni di euro, poi tirano su tutto, chiudono e li rivediamo poi magari dopo due anni. Quindi questa è l'esperienza fino ad oggi. Quindi io, siccome sono cose tra privati e noi interveniamo solamente quando poi c'è l'aspetto urbanistico e degli oneri e via discorrendo, finché queste non si concludono, in via prudenziale, anche con l'avallo soprattutto dell'ufficio tecnico, abbiamo messo delle cifre dell'entrata di oneri normali, cioè leggermente aumentate rispetto agli anni precedenti, perché comunque lo sviluppo del PCT bene o male sta prendendo piede, quindi tante piccole opere, tanti piccoli investimenti si stanno facendo, no? E quindi è chiaro che gli oneri aumentano, però siamo stati in via prudenziale. Quindi le strade sono due: o mutuo da 600.000 o questi oneri ipotetici che dovrebbero entrare se queste operazioni di livello alto andranno in porto, per affrontare la cosiddetta emergenza strade e quindi arrivare alla fine del mandato ad aver sistemato, diciamo così, quello che è il discorso delle asfaltature. Questo è il punto cardine, diciamo così, principale, perché poi è anche l'esigenza principale che i nostri cittadini ci chiedono di risolvere. Poi abbiamo messo chiaramente altre iniziative che rispecchiano quello che è stato il programma elettorale, ecco. Cioè il programma elettorale che alla fine mette in risalto, e quindi non è un libro dei sogni, cioè qua si prevede di intervenire in alcune situazioni che abbiamo messo nel programma. Quindi la manutenzione sempre dei fabbricati, la caserma dei carabinieri, abbiamo sempre messo un 10.000 euro standard in tutti i tre anni, idem sulle case popolari 20.000 euro,
no? E poi abbiamo fatto, ecco, l'intervento che ricordava prima, il discorso che faceva prima il consigliere Rossato, un 100.000 euro nel 2019 e un 60.000 nel 2020 per perlomeno mettere in sicurezza, quindi partendo dal tetto e poi a scendere, quello che è, diciamo, lo chiamiamolo il terzo lotto ex Astro, ecco, la parte, diciamo così, nella città del volontariato che ancora oggi è in disuso ed è in stato di totale abbandono e soprattutto è anche in una situazione di semipericolo per chi vive la cittadella del volontariato, oltre all'aspetto estetico che vabbè è inguardabile sotto tutti i punti di vista. Quindi abbiamo concentrato, ecco, un primo investimento per vedere di cominciare a metterci mano e fare un qualcosa di concreto sotto questo aspetto. Poi abbiamo messo, ecco, un 50.000 per esempio sulla manutenzione straordinaria delle scuole elementari di Via Toledo, l'abbiamo messo nel programma elettorale per rifare tutta l'area esterna, cioè quella della pavimentazione che c'è all'esterno, ecco, dove c'è la parte in entrata della scuola, no? le vie d'uscita dei ragazzini e via discorrendo, dove c'è una parte insterrata e una parte invece con dei marciapiedi tutti disconnessi. Quindi questa era un'altra di quelle iniziative che avevamo in essere di fare. Come poi nel 2021 abbiamo messo una manutenzione straordinaria sui cimiteri di 80.000 che ipotizziamo possa essere intervenire su tutta la parte esterna del cimitero e quindi ridipingere e mettere tutto il cimitero da un punto di vista esterno in una condizione migliore di quello che vediamo oggi. Quindi, ecco, abbiamo messo all'interno di questo programma triennale, ecco, tante opere e specificando poi nella parte descrittiva, no, quelle che sono invece quelle più pesanti, cioè quelle che il discorso della ciclabile Bozzola, come della ciclabile che collega la casa di riposo con la ciclabile attuale che c'è sulla via Leonardo da Vinci, come un'eventuale messa in sicurezza del cimitero comunale e come poi, ecco, il lascito di casa Raffa, che comunque anche lì dovremmo prendere delle decisioni per dare un senso anche a questa abitazione. Ecco, queste quattro opere, e poi vi aggiungo anche il discorso della facciata della nostra chiesa parrocchiale, che è in condizioni, basta girarsi e ve ne rendete conto, no? Abbastanza pessime. Ecco, queste opere però sono legate a un discorso di o bandi regionali e pubblici, oppure a qualche intervento attraverso delle fondazioni, oppure delle compensazioni sociali che possono arrivare oltre agli oneri da queste eventuali operazioni immobiliari che ci possono essere nella nostra cittadina. Quindi io direi che questo documento esprime bene quello che questa amministrazione, da un punto di vista dei lavori pubblici, vuole fare nei prossimi 3 anni. Cioè ha praticamente esaudito quello che avevamo messo nel nostro programma elettorale, ha aggiunto alcune cose che chiaramente nel corso degli anni ci sono delle variabili che vengono naturalmente in essere in base anche a degli avvenimenti che accadono e che prima non si potevano prevedere, ha dato copertura finanziaria a buona parte delle opere che il nostro bilancio dovrebbe sostenere, e quindi io mi ritengo ad oggi soddisfatto, perché da un punto di vista contabile, da un punto di vista delle idee, da un punto di vista dei progetti, diciamo che è tutto prestabilito. Adesso si passa alla parte attuativa, che è quella più difficile e quella più impegnativa da realizzare, ecco, anche in concerto col fatto che, come diceva prima il consigliere Rossato, adesso non ho bene capito i punti dove c'è stato un eventuale accavallamento di asfaltature con nuovi interventi, comunque è possibile che, ripeto, qualche accavallamento ci possa essere anche nei prossimi mesi, proprio perché gli interventi che sta facendo Enel Gas sono veramente tanti e pesanti, ecco. Ma comunque anche con Enel Gas, ecco, oltre agli eventuali 600.000 che dicevo prima di asfaltature, avremo anche un intervento pesante di Enel Gas sotto l'aspetto poi delle asfaltature, perché con loro abbiamo già raggiunto un accordo di massima dove, ecco, per esempio tutta la chiamiamolo così, il quadrilatero, no? Partendo da via Bozzole, via Don Gennaro e poi si sale su via Santa Maria,
per poi andare giù di là in via 25 aprile, via Roma e poi ritornare giù in via Bozzoli, ecco, dovrebbe essere effettuate queste asfaltature tutte da Enel Gas, perché ci sta lavorando sopra, perché poi arriveranno anche su di là in stazione, no? E quindi ecco, tutto l'insieme, il 600.000 o oneri che siano, il Enel Gas e via discorrendo, ecco, nel 2021, ripeto, l'obiettivo è quello di consegnare una città in ordine, a posto, con i suoi servizi, i suoi sottoservizi e quello che sta in cielo in ordine il più possibile, e con le asfaltature al 70%, 80% realizzate. Questo è il programma che ci siamo dati, ambizioso ma convinti che i numeri e le varie combinazioni che si devono incastrare ci porteranno poi a raggiungere un risultato che andrà a integrarsi anche col discorso, ecco, della raccolta differenziata, che tirerà via da Garlasco questi benedetti cassonetti che sono un obbrobrio da un punto di vista estetico e danno comunque, ecco, sempre un senso di sporcizie e di disordine. Tutti insieme queste cose dovrebbero creare appunto un sistema, dovremmo riconsegnare una città più in ordine, più a posto di quella che abbiamo attualmente. Grazie, non mi dilungo di più, se no la mia giunta poi sì. Grazie, prego. Ci sono altri interventi? Ci sono altri interventi? Sì, sì, no, volevo chiedere, beh, innanzitutto. Sì, vabbè, me lo dice dopo, brevi mano. No, beh, velocemente, niente, il cimitero è un'opera 2018, quindi anche no, siccome è settembre. Anche sì, no, vabbè, siamo a luglio. L'architetto Petullo, ecco, prevede entro l'anno di appaltare i lavori, e quindi almeno una prima parte, porzione del, sì, no, con i soldi raccolti, di partire con questo, sì, discorso. Sì, ecco. Io una cosa che mi sono dimenticato prima, una di carattere tecnico, che l'assessore bene ha detto, dove vengono asfaltate le strade, i ripristini vanno fatti e come li fanno va bene. Quello che vedo in modo strano è che alcuni operano in modo corretto, come avevamo iniziato noi, obbligandoli a tagliare la strada con attrezzature idonee, altri su asfalti fatti di recente, parlo della strada del sindaco, della strada dove abito io, in realtà non penso che andrete a riasfaltare dopo 6 anni una strada, e lì sono fatti vecchio metodo con la ruspa, e questo secondo me crea dei problemi. Ma questo è un aspetto. Mi ero dimenticato invece un aspetto importante che noi l'avevamo indicato nel programma, per cui avevo tralasciato la dottoressa, l'assessore Braseschi, che ho letto da qualche parte che dovrebbe arrivare il figlio Alberto Angela in questa zona per la questione degli scavi, ecco. È già stato, purtroppo. Io in realtà dico, queste sono occasioni, se era possibile, siccome noi abbiamo anche noi qualche non dico qualche referto che si vede, non si vede, comunque abbiamo persone, proprio perché vi devo dire che nel momento in cui passa questi personaggi, in realtà cambia radicalmente l'afflusso del pubblico. Io, per una mia interesse del romanico, mi capita spesso di passare da Monza e vado sempre a vedere, un po' per questa attenzione ai Longobardi, la Corona Ferrea. Ecco, devo dire che prima di domenica, o come era 30 anni fa, al Cenacolo, andavo dentro per scaldarmi aspettando l'autobus, non c'era nessuno. Nel momento in cui ha fatto una trasmissione di 2 minuti o 3 minuti, in realtà c'è la coda, prenotazione, per cui dicevo, se ormai è venuto, se no l'occasione eventualmente di poterlo coinvolgere in qualcosa. Vabbè, se ritornerà, noi volevamo riaprire, abbiamo scritto nel programma alcune cose, se riuscissimo Garlasco potrebbe averne i benefici. Ti metterei in votazione il punto 5. Votanti 12.
Voti favorevoli 8, contrari 4. Il punto è approvato a maggioranza. Votiamo l'immediata esecutività del punto 5. Votanti 12, voti favorevoli 12, astenuti e contrari nessuno. Il punto 5 è immediatamente esecutivo. Passiamo alla trattazione del punto 6. Approvazione accordo di programma e documento del piano di zona dell'ambito distrettuale della Lomellina, triennio 2018-2020. Passo la parola al vice sindaco per una breve illustrazione sul punto trattato. Sì, questa è veramente una novità rispetto a quanto siamo stati abituati a trattare fino adesso. Per chi magari è pubblico e non lo sapesse, il piano di zona è un ente intermedio che sta tra il territorio e la regione. E anche la ATS è interessata alla sua realizzazione. Prima avevamo nella provincia di Pavia 8 piani di zona ed erano abbastanza omogenei tra loro. Poi per ragioni probabilmente di accorpamento, diciamo che portasse a del risparmio, comunque razionalizzazione, nella nostra provincia i piani di zona diventeranno 3, il Pavese, la Lomellina e l'Oltrepò. Noi finiremo nel grosso piano della Lomellina e il capogruppo, diciamo, di questo piano di zona sarà il comune di Vigevano. Stiamo lavorando perché siamo in fase transitoria fino alla fine dell'anno, perché comunque i servizi che sono stati attenzionati, sono stati anche finanziati e sono stati anche erogati o si stanno per erogare, dovranno essere portati a termine fino alla fine del 2018. Da settembre a dicembre c'è da fare tutto il grosso lavoro di ristrutturare il piano, che non è una cosa semplice. Ci siamo trovati che abbiamo fatto il 27 di giugno un accordo di programma firmato da tutti i comuni, da tutti i sindaci di tutti i comuni del grosso piano. È stato fatto il 27 proprio perché c'erano delle premialità diverse a scadenza a discendere. Chi riusciva a fare l'accordo di programma e a presentare un piano prendeva la premialità maggiore, che era 30.000 euro, e noi ci siamo riusciti. C'era un altro step a settembre, 20.000, e 10.000 si arrivava alla fine dell'anno. Ci siamo riusciti, abbiamo fatto questo accordo di programma, ma adesso deve essere riempito di contenuti, perché purtroppo noi non sappiamo ancora le risorse che ci verranno destinate. Le risorse che afferiscono al piano di zona sono il Fondo Nazionale delle Politiche Sociali, il Fondo Regionale delle Politiche Sociali e le quote capitarie di ogni singolo comune. Il primo sforzo di uniformità va fatto nel trovare una quota capitaria che soddisfi tutti. Noi eravamo a 2 euro per abitante senza l'assistente sociale, 4,50 per abitante con assistente sociale. Quindi il Garlasco, che ha la propria assistenza, pagava 20.000 euro all'anno. Mortara aveva una quota capitaria altissima, 4 euro e rotti, Vigevano 1 euro. E quindi bisognerà arrivare a trovare una quota che sia comune a tutti, perché a questo punto siamo comunque tutti destinati a contribuire alla stessa maniera. Ci sarà da riorganizzare gli assistenti sociali, alle quali vengono accreditati tanti impegni. Tutti gli impegni di valutazione dei bisogni devono passare dal vaglio degli assistenti sociali. Chi ha letto questo grosso plico avrà visto che ci sono stati dati dati sul rilievo dei bisogni e sulla distribuzione dei bisogni, che non sono uniformi neanche tra i tre piani, perché quando arriva un Vigevano ha un impatto diverso che non il nostro piano di zona, che aveva comuni di 600, 700, 800 abitanti. Si costituirà, come era precedentemente, ma un po' più ampio, un gruppo tecnico di lavoro dove metteremo a confronto le esigenze di tutti. Di mano in mano che si faranno questi incontri e si riuscirà a trovare anche un regolamento comune,
vi terremo informati. La difficoltà più grossa già nel piano precedente era stata uniformare gli accessi sia in entrata che in uscita delle fasce ISE, perché lo stesso servizio nello stesso piano veniva erogato a partire da 5.000, da 6.000 fino a 25, fino a 20. Eravamo riusciti ad avere un buon equilibrio nel nostro piano. Adesso con città pesanti come Vigevano, anche Mortara, forse diciamo che dovremo fare un po' più fatica a cercare una uniformità che soddisfi sia il piccolo comune di 600 abitanti che ha esigenze e bisogni diversi e una grande città. Ci stiamo lavorando e vi terremo informati. Bene. Ci sono interventi sul punto 6 all'ordine del giorno? Non ci sono interventi, passerei allora alla votazione. Metto in votazione il punto 6 all'ordine del giorno. Votanti 12, voti favorevoli 12, astenuti, voti favorevoli 8, astenuti nessuno, astenuti 4, contrari nessuno. Metto in votazione l'immediata esecutività del punto 6, votanti 12, voti favorevoli 12, astenuti e contrari nessuno. Punto 6 è immediatamente esecutivo. Passerei all'ultimo punto all'ordine del giorno, bisogna ricordarci di Pollini. Approvazione, aggiornamento, relazione riguarda il Serafini, quindi passerei la parola per un'illustrazione tecnica alla dottoressa Lucia Porta. Grazie. Buonasera, brevemente, la relazione è un obbligo di legge da pubblicare sull'albo pretorio del Comune ogni volta in cui si viene a disciplinare un servizio pubblico a rilevanza economica. Per quanto il Serafini come struttura sarà sede dove sarà ospitato un servizio di housing sociale, purtroppo le ultime tendenze sia giurisprudenziali che dottrinali hanno impostato anche i servizi di housing sociale come servizi pubblici a rilevanza economica. A fronte di questa configurazione, la relazione che agli atti costituisce una ricognizione sulla normativa dei servizi pubblici a rilevanza economica, come anche modificati dall'ultima legge, la legge Madiera 175 del 2016. E infine si fa una descrizione del servizio con le modalità di gestione che sono state deliberate anche in sede di adozione del regolamento nelle sedute di inizio anno per quello che riguarda una gestione in concessione del servizio. Tutto qua. Sono interventi. Ci sono interventi, se non ci sono interventi passiamo alla votazione punto 7. Votanti 12, voti favorevoli 12, astenuti e contrari nessuno. Il punto 7 è approvato all'immediata esecutività, è approvato all'unanimità. Votiamo l'immediata esecutività del punto 7, votanti 12, voti favorevoli 12, astenuti e contrari nessuno. Dunque vi devo informare che un collaboratore del Comune che io ho avuto modo di conoscere e di apprezzare, revisore dei conti, il dottor Pollini, è deceduto da qualche mese. L'abbiamo scoperto tardivamente, se no ci saremmo recate quantomeno al funerale o avremmo mandato qualche biglietto di condoglianze. Era una persona capace che ha collaborato con l'amministrazione anche dei 10 anni che avete fatto voi ed è stato revisore dei conti del Comune nel primo anno e soprattutto nel comitato di valutazione. Sono una persona altamente capace. È deceduto marzo-aprile, dico bene? A metà aprile. Bene, magari studieremo se formale perché aveva perso la moglie poco tempo prima, l'anno prima, quindi non sappiamo neanche in che maniera fare qualcosa per ricordare questo uomo. Era un uomo di grande capacità, molto professionale, una persona di qualità. Ecco, vi devo informare di questo. Il consiglio è ultimato, buonanotte a tutti. Chiedo scusa, come gruppo ci condividiamo le parole del sindaco, quindi anche noi partecipiamo a questo
a questo lutto ed esprimiamo alla famiglia e ai suoi familiari le nostre condoglianze. Volevo fare un'ulteriore comunicazione, che è quella che è dispiaciuto stasera anche del fatto che non c'è stata la diretta. Perché non c'è stata la diretta? Presumo che sia andato in vacanza anche il nostro dipendente. In vacanza anche lui? Sì. E non abbiamo uno che sia capace di... No, c'è nessuno? È andato in vacanza. Allora, mi scuso, perché se c'è un problema grosso personale va bene, però non scuso l'amministrazione del fatto che l'amministrazione si era impegnata a garantire tutte le serate del Consiglio Comunale, che tutte le serate del Consiglio venissero riprese in diretta, e quindi sollecito l'amministrazione la prossima volta di essere... Sì, ma attenzione, prego. Non siamo mai stati in diretta. No, cioè, certamente, certo, però la ripresa avveniva in diretta e poi veniva trasmessa attraverso... È un peccato. Metteremo l'audio. Sì, però è un peccato che i cittadini abituati in questi non ultimi periodi. Ma la prossima volta ce la facciamo. Se serve un aiuto, ci sono i volontari che possono. Buonasera a tutti. Comunale. Sì, sì.